Ben trovati anche per la pagina sportiva, apertura dedicata al basket. Ieri la bella finale della Lute Cup. Rimarrà agli annali e non solo per la splendida finale che ha visto la Lombardia battere la Toscana, l'edizione 2014 della Ludek Cup, la manifestazione intitolata Luca Del Carlo, un ragazzo tragicamente scomparso nel 2008 mentre andava in palestra per giocare a basket con la maglia dell'NBA Altopascio, quest'anno ha battuto davvero ogni record. La formula che ha visto le selezioni under 14 di 8 regioni ha funzionato alla perfezione, portando a Porcari e Lucca oltre 100 ragazzi di 70 società della penisola, tra le più importanti del panorama italiano, con 17 partite disputate. Dopo i 2 giorni serratissimi di qualificazione, le finali disputate al Palatagliate sono state la degna conclusione dell'evento. Nella finalissima, la Lombardia ha avuto la meglio sulla Toscana 68 a 57. L'attenzione va già al prossimo anno. Vorremmo continuare con questa formula, ha anticipato la presidente dell'UDEC e mamma di Luca, Patrizia Fanucchi. Le premesse ci sono tutte. Valuteremo insieme alla Federazione Toscana. La finalissima è stata ripresa e trasmessa in diretta dalle telecamere di Noi TV ed è tuttora visibile sul sito internet www.noitv.it. E sempre per il basket, saliamo nella Serie A1 femminile. Chiara Rossi lascia il basket, le mura a Lucca, una decisione sofferta e ponderata, quella del play, che a causa di una fastidiosa infiammazione che le compromette il rendimento di gioco, ha deciso di terminare anticipatamente la stagione con la squadra biancorossa e prendersi qualche settimana di riposo. Adesso il calcio, andiamo a parlare del campionato di promozione con un Bagni di Lucca in difficoltà. Sentiamo Guido Casotti. Natale Amaro, fine anno di vera preoccupazione per il Bagni di Lucca, unica rappresentante del calcio nostrano, nel pur sempre difficile e complicato campionato di promozione. Che per i Termali non fosse una stagione semplice, lo si era intuito subito, ma nulla lasciava presagire che la situazione potesse precipitare in questo modo. Purtroppo anche l'avvicendamento in panchina voluto dalla società, da Alessandro Giordani ad Alberto Francesconi nella doppia veste di allenatore e giocatore, non ha dato i frutti sperati. Anzi, la sconfitta interna prenatalizia con Insignia, seppur immeritata e frutto di alcune discutibili decisioni arbitrali, ha di fatto collocato il Bagni di Lucca in una scomodissima posizione di classifica. La squadra rossoblù è infatti relegata al penultimo posto, con soli 12 punti in 14 giornate, assieme alla Lampo e davanti al fanalino di coda Porta a Piagge. Comanda lo Zenit con il Signa e il Vallicisa alle calcagna. Vero che il campionato è ancora lungo e la classifica abbastanza corta, ma sarà bene per i Termali trovare una sollecita reazione con i punti. In tal senso, Bagni di Lucca ad un pericoloso bivio. Domenica prossima si profila un confronto delicatissimo con la trasferta proprio sul campo del Porta a Piagge, ultimo in classifica, cui seguirà quella di Torecchio. Facile arguire che altri eventuali passi falsi aprirebbero scenari ancor più inquietanti. Meglio non pensarci e credere invece in due risultati positivi, scaccia crisi e scaccia fantasmi. I motori sono Gianandrea Pisani e Jasmine Manfredi, vincitori della nona edizione del trofeo Rally Automobile Club Lucca, un successo che si è concretizzato sull'asfalto del Rally del Ciocchetto, appuntamento conclusivo della serie rallistica provinciale promossa dall'ACI. Gianandrea Pisani, pilota di Pietrasanta, è risultato vincitore anche nel confronto riservato agli under 25. Al secondo posto Roberto Marchetti, al terzo Marco Lombardi. E chiudiamo con il tennis perché è iniziato l'undicesimo trofeo autocarrozzeria Autofficina il Diamante, valido per il torneo nazionale Under 10 e Under 12 maschile e femminile. Come ogni anno, ormai appuntamento irrinunciabile per tutti i piccoli tennisti in erba, con quasi 150 iscritti. Quest'anno, vista la grande partecipazione, torneo che non è iniziato il primo giorno dell'anno, ma appunto il 29 dicembre, per poter disputare tutte le partite. Come da tradizione, le finali verranno giocate il giorno di Befana. È tutto per lo sport, pubblicità e poi la terza parte del TG Noi.